con noi Renato Mancini, tecnico dell'Isola Caparuzzuto per Interforze, Città di Maida e Domenica Gol. Allora, Renato, un breve commento a questo incontro che ci è sembrato magari stato giusto magari per come è andata la partita. È stata una partita apertissima, penso tutte e due le squadre hanno cercato di vincere la partita ed ne è uscito fuori uno 0-0. Diverse occasioni da gol, sia da parte del San Biasa, da parte dell'Isola, però è un risultato che lascia un po' di amaro in bocca a tutte e due, in quanto si va a inseguire una classifica che ora diventa più... Mancano 8 partite, ce la potete fare entrare in questa griglia? Sicuramente lotteremo fino all'ultima gara, fino a quando c'è possibilità. L'imperativo è non mollare, questo è poco ma sicuro. Non sarà facile, lo stiamo vedendo, perché tutte le partite sono difficili, sono tirate, ma come lo sono per noi lo saranno anche per gli altri. Con noi anche Danilo Fanello, tecnico del San Biasese Calcio per Interforce di Maida e Domenica Gol. Sì, hai fatto la giusta analisi, perché dopo i primi 5-10 minuti del primo tempo siamo riusciti a prendere, diciamo, possesso della partita, abbiamo creato più di un'occasione per cercare di fare gol, anche se c'è da dire onestamente che poi l'Isola, su un'azione di contropiede, è riuscita a colpire il palo esterno, magari anche in maniera fortuita, però comunque ha preso il palo. Il secondo tempo credo che avremmo meritato sicuramente di fare almeno un gol, perché sono state tante le occasioni buttate un po', diciamo così, alle ortiche, e purtroppo rimane il rammarico, anche se, come ben detto, l'ultimo secondo stava per scappare il gol, il famoso gol dell'ex, quindi prendiamo questo punto, anche se, come dicevi tu, abbiamo fatto una buona prestazione, una gran bella prestazione, forse ai punti avremmo meritato qualcosina in più. Ci credi in questo conto posto? Ma sì, ormai dopo, come dicevamo in settimana, dopo la vittoria col Trebisaccio, è giusto crederci, è giusto che si punta a raggiungere questo traguardo, perché siamo lì oggi contro la squadra che al momento occupa la quinta posizione in classifica, abbiamo fatto una grande partita, quindi perché non crederci? Quando la matematica non ci condanna, è giusto coltivare le speranze, soprattutto per coltivare quel pensiero di ambizione di cui parlo sempre.